Ciao a tutti, eccomi qui con una nuova parte del mio scrapbook di Tiger. Questa dovrebbe essere la terza puntata, chiamiamola così, perché come vi ho detto non riesco a farlo tutto subito, visto che ho messo dei ricordi, dei momenti della mia vita da che l'ho comprato ad oggi, quindi man mano che ci sono delle cose importanti dove scatto delle foto, eccetera, allora li vado a mettere, quindi pian piano ve li vado a far vedere. Perché chi fosse interessato ai due video precedenti, vi metto nell'info box sotto i link ai due video e anche in fondo a questo video potete trovare il link diretto. Allora, come prima cosa che potete notare, perché avreste visto i video precedenti, ho messo la copertina, diciamo, e ho usato un cartoncino diverso da quello che c'era, perché il cartoncino era di questo rosa salmone, e ho voluto mettere questo qui arancione, che è uno dei cartoncini presi solito dalla Lidl, quel blocco. E mi piaceva il contrasto di questo colore. Ho fatto questa scritta My Life con delle penna gel che avevo preso dai cinesi, e la scritta è stata semplicemente fatta con questi righelli con le lettere, sempre presi dai cinesi, che l'ho mostrato nel video precedente, se non erro. E niente, semplicemente li ho ricalcati con le varie penne gel. Poi ci ho messo tutti questi stickers di cuoricini, quindi una cosa molto semplice. Ho scritto appunto My Life perché ovviamente sono dei momenti della mia vita attuale. Allora, per chi non avesse visto le puntate precedenti, appunto ribadisco, avevo fatto questa prima pagina, diciamo, di introduzioni con le destinazioni della mia vita, che quindi fanno parte di questo scrapbook: la famiglia, gli amici, l'amore e i miei hobby. Tralascio ovviamente tutto ciò che avevo fatto vedere, e chi fosse interessato vi metto i link dei video precedenti. Nel mentre mi si è tolta un fiorellino. Ok. Qui abbiamo le due pagine che ho aggiunto, che sono di Ferragosto. Sono comunque dei salti temporali, non sono andata proprio in ordine. Allora, questa è una foto di Ferragosto con gli amici. Ho semplicemente utilizzato questi due cartoncini azzurri, sempre del blocco preso dalla Lidl, e tagliati appunto a triangolino e tagliuzzati con le forbici che fanno questa texture, diciamo un po' a zigzag. Poi sopra ho utilizzato questi stickers a forma di lampadine, che erano appunto all'interno di questo scrapbook estivo a tema vacanze mare, e i puntini per collegarle li ho fatti semplicemente io a penna, e ho fatto la scritta a Ferragosto, molto semplice. Questa foto qua è commemorosa sempre a Ferragosto, perché praticamente siamo andati con gli amici a fare un pranzo in un agriturismo con piscina. Qui eravamo appunto nella piscina, avevamo fatto questa foto insieme. Anche qui ho messo due cartoncini colorati. Poi ho fatto questa scritta, ho scritto Smile, vivere e sorridere dei guai, così come non hai fatto mai, e puoi pensare che domani sarà sempre meglio. Io ogni tanto in queste pagine ci metto quelle frasi, diciamo, fatte, che possono essere di canzoni o delle quote varie, insomma. E poi ci ho aggiunto questi stickers, questo qui con la penna con il filo, e questo sticker qui degli occhiali era all'interno dello scrapbook, e questo cuore con scritto I love you. Poi, qui è l'unico momento in cui sono andata quest'anno. Allora, aspettate che vi tiro più in su. Più o meno, e praticamente io abito in Riviera, quindi il mare ce l'ho a due passi, e chi non avesse a due passi mi ucciderebbe. Però io sinceramente non mi piace, mi dà fastidio la sabbia e mi dà fastidio il caldo, quindi non so, l'ho sempre evitato. E però questo giorno c'era mia mamma a casa, mio moroso aveva iniziato a lavorare, e quindi ho detto va bene, vado giù con lei così prendo anche un po' di sole, perché sono bianco cadavere. Allora ho fatto questa foto insieme a mia mamma utilizzando tutti i vari stickers summer di Tiger, e anche questo cartoncino che ho
faceva sempre parte dello scrapbook a righe bianche e gialle, perché mi piace, mi fa molto tema mare. Ho scritto qui la scritta Summer a mo' di bandierine. L'ho fatta con mia mamma tramite Snapchat con il fiorellino che usciva dall'orecchia. Di qua invece ho la foto, diciamo, solitaria al mare. Ho sempre utilizzato tutti i vari stickers mare di Tiger. Questo cartoncino è sempre a righe di Tiger bianco e azzurro. E anche qui ho scritto una frase fatta. Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità e un battito di ciglia. Quindi, così. Questa giornata mi è piaciuta particolarmente perché adesso qui non erano proprio asciutti, ma mi erano venuti dei capelli riccissimi. Chi magari mi segue su Instagram, c'è il link magari nella mia pagina, avevo messo una foto, erano tutti belli boccolosi definiti. Questo dipeso dal, avevo fatto il bagno al mare, quindi dalla salsedine, che ha questo effetto. Io ho i capelli già ricci, comunque mossi di mio, che però quando li lavo da soli, li asciugo col phon o li asciugo comunque all'aria, non vengono, diciamo, quel riccio definito. Invece con la salsedine sì. Al che cosa ho fatto? Ho preso una bottiglietta d'acqua, ci ho messo dentro il sale, quello da cucina, e me lo sono spruzzato sperando mi facesse lo stesso effetto, invece no. E quindi niente, andiamo avanti. Poi, questa è una giornata di giugno, no, giugno-luglio, adesso non mi ricordo, e dove ero andata appunto a Cesena con mia morosa a vedere l'Operazione Nostalgia. Praticamente era una partita di calcio delle celebrity, ovviamente erano tutti calciatori, diciamo, famosi degli anni passati. In particolar modo io sono andata per lui, perché io sono proprio una fanatica della Juve e sono una del Pierina Doc. E nella vita volevo andarla a vedere, quindi è stata una bellissima giornata. Sono contentissima di averlo visto e di averlo visto anche in campo, perché nonostante dovrebbe avere sui 42 anni, gioca meglio di alcuni giovani. E questa foto è proprio di quella giornata. Quindi ho fatto questi due triangolini sempre con i soliti cartoncini nero, quindi bianco e nero, perché lui giocava nella Juve. La scritta c'è solo un capitano, è lui. ADP10 con questi stickers che li ho presi da quel blocchetto con tutti gli stickers che è uscito nel mese di agosto, non so se di agosto o di settembre, mi sa di settembre, di Tiger. E poi ci ho messo qui un pallone da calcio. Invece qui sono con mio moroso, che purtroppo queste due foto non sono il massimo, perché quelle che erano venute bene ho dovuto resettare il cellulare, quindi mi erano rimaste solo queste. E qui eravamo all'entrata dello stadio Orogel di Cesena, invece qui proprio dentro lo stadio. Anche questa con la solita decorazione bianca e nera, il pallone. Poi questa è recente, sono praticamente di 2 settimane fa, che siamo andate a un matrimonio. Qui praticamente io ero vestita con un pantalone nero e una maglietta color oro beige. E dopo la messa dovevamo andare nella location dove c'era appunto la cena, che era in centro, e quindi siamo passati da mia mamma perché lavora lì. E mentre parlavamo nel suo negozio c'era questo cappello che stava proprio in pandan, secondo me, con il mio outfit. Allora mi sono fatto una foto, diciamo, fashion, e l'ho decorata, insomma, in questo modo. Ho scritto Marty Fashion Style. So che fashion non si scrive così, però io ironicamente, diciamo, quando capita qualche parola in inglese la scrivo per come la pronuncio io, però so che non si scrive così. E qui ci ho messo con quei timbrini sempre presi da Tiger, le stelline, i cuoricini, e ho messo questo qui, gli occhiali, le scarpe col il tacco, il rossetto e la scritta Beauty, molto semplice. Invece qui ero con mio moroso, ho fatto questa sorta di tenda con tutti questi strass, questi cuoricini e stelle, con la scritta Wedding Day. E qui era all'uscita della chiesa, come vedete. Qui era proprio il negozio da mia mamma, quindi questo era il mio abbigliamento, che aveva fatto una foto cretina. E invece qui eravamo nel giardino della location del matrimonio, quindi molto molto semplice. Poi, come ultima pagina che ho fatto, è stato il compleanno di mia sorella,
e ho fatto questa pagina proprio molto molto semplice, qui la foto io e lei con i genitori, e ho fatto la scritta Happy Birthday con i timbrini, quelli presi appunto da Tiger, e ho messo tutti questi strass, questi scusate, stickers, tutti con vari dolcetti, Happy Birthday, Happy Together, Happy, e anche qui qualche timbrino con cuoricini e stelle sempre presi dai Tiger, così molto semplice. Qui vedo che comunque mi sono rimaste poche pagine, quindi proseguirò, perché adesso questo sabato c'è un altro matrimonio, poi c'è il compleanno di mio fratello, quindi avrò altre cose da farvi vedere. Comunque a step lo andrò a finire tutto questo, poi procederò anche con gli altri, perché come sapete chi ha seguito i miei video, ho comprato anche tutti gli altri set di scrapbook, anche di quello vi metto il link qui sotto e magari anche nella pagina iniziale, finale, scusate. Niente, questo è tutto, spero che vi sia piaciuto, se avete consigli per lo scrapbook ditemeli che sono sempre molto contenta, io cerco di affidarmi molto a Pinterest per trovare qualche decorazione, qualche cosina insomma da andare a decorare, che sia carina. E niente, ci vediamo al prossimo Giro Mike, ciao!